Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Nella puntata di oggi ci faremo raccontare dai nostri tipi da scuola quali sono stati per ognuno di loro gli episodi o momenti indimenticabili vissuti in classe, brutti, belli o gioiosi che siano. Sentiamo cosa esce fuori. Capitate a fagiolo, perché la domanda di oggi è: il momento indimenticabile che hai vissuto a scuola? Sì. Quello che ricorderai. Diciamo che penso come un po' tutti la pensano in questo modo. Sicuramente la gita è uno dei momenti appunto in cui tutti ci riuniamo, ci divertiamo e quindi appunto abbiamo passato una bella esperienza, ad esempio noi al secondo anno in Calabria. Poi per il resto anche, vabbè, le varie occupazioni oppure assemblee di classe, ma diciamo che ad esempio nel caso della mia classe abbiamo un buon rapporto anche tra noi stessi, cioè siamo molto legati. Sto vedendo, siete un gruppetto, state sempre uniti voi? Sì, spesso. E quindi, ma raccontami, cosa è successo in questa gita di secondo che ti è rimasta così indimenticata? No, vabbè, diciamo che il divertimento più che altro è stato nelle sere, cioè... Che combinavate? No, vabbè, nulla di grave. Nulla di molto grave. Ci riunivamo appunto a... Nelle camere? Sì, nelle camere, a scherzare, a giocare con giochi appunto da adolescenti. Cosa intendi per giochi da adolescenti? No, ripeto, nulla di volgare, nulla di grave. Scherzavamo. Giochi della bottiglia? Sì, ad esempio questo. È andata qualche coppia in quella gita? Che io ricordi, no. Ma vabbè, contano di sì. Sì. Qualche storia. Sì, qualche storiella. Sei fidanzato con qualcuno della classe? La classe no, del plesso centrale, una ragazza del plesso centrale. Vuoi salutare? Ciao amore. Grazie, allora passiamo a te. Tu dicevi, sapessi che è successo in quella gita? Sono presente in quella gita. Ah, tu non eri presente, però sai tutto. Mi hanno raccontato. Certo, perché poi con i racconti le cose si amplificano, ovviamente vengono un po' ingigantite. Ecco, raccontami qualcosa che ti hanno raccontato. No, vabbè, diciamo che il mio compagno Ivan ha detto che non sono nate coppie, però diciamo che potevano benissimo nascerne. Beh, non posso ovviamente... Non solo coppie. Vabbè, non posso entrare nel merito dei dettagli, ovviamente. Quindi, vabbè, meglio sorvolare su alcuni dettagli. Non c'ero appunto in questa gita di secondo anno perché io vengo da un'altra classe. Cioè, sono con loro dall'anno scorso e quindi mi trovo benissimo. Cioè, quindi... Hai cambiato perché ti hanno raccontato così tante cose di questa classe che alla fine hai detto non ce la faccio, devo... Ho detto che la F era una bella sezione, quindi ho fatto... Ti trovi bene? Ho fatto bene a cambiare, sì. Ok, alla prossima gita ci sarai? Sicuramente, questo sì. Quindi panico? Assolutamente. Dove sarete diretti, lo sai? No, ci sono varie opzioni. C'è Monaco di Baviera, Madrid, il Friuli. Ancora non lo sappiamo, in base alla disponibilità. Cosa speri? Io Monaco di Baviera o Madrid, ovviamente. Ovviamente, Madrid forse per voi non è il caso, perché già secondo in Calabria sa che è successo a Madrid. Ma l'importante è stare insieme, quindi la destinazione non è importante, sinceramente. Ah, disastri ovunque. Disastri no, dai, cerchiamo di divertirci in questa maniera. Allora, anche per te la gita è il momento indimenticabile? Diciamo che io la gita non l'ho fatta, quindi mi ricordo altri momenti della classe quando ci sono state
le assemblee di classe oppure le assemblee di istituto, dove vediamo molte persone che si confrontano fra di loro e ognuno mette il suo pensiero, quindi è una grande cosa perché notiamo la differenza delle persone, la differenza del pensiero delle persone, quindi è una grandissima cosa perché lì mettiamo in confronto molte persone. Questo è un bel ricordo che rimarrà anche uscito da qui. Mi rimarrà perché mi insegnerà pure nella vita che non tutti la pensano a modo mio e quindi ognuno ha un suo pensiero, quindi nella vita saprò gestirmela in maniera molto più matura di prima. Cioè. Si cresce. Sì. Grazie. Allora. Tu che sei scappato. Adesso parliamo di questi momenti indelebili che ti rimarranno a vita. Allora, il momento più indelebile della mia vita è stato quando, primo superiore, dopo aver finito l'anno, sono andato a scuola a vedere se ero promosso o bocciato. E quando sono stato promosso è stato un momento indimenticabile perché ho detto primo superiore, prima promozione, ce l'ho fatta. Poi da lì è stata tutta una calata verso quest'anno. Che molti dicevano che era meno impegnativo perché il quarto, poi il quinto c'è più difficoltà, ma secondo me, cioè io mi sto impegnando, diciamo, la pulita. Sto impegnando. Anche quest'anno. Altri momenti, oltre a quello, è stato il più bello, perché comunque ti sei misurato con te stesso e hai visto che con le tue forze ce l'hai fatta. Le medie, le superiori, è tutto un mondo nuovo. Sì. E se dovessi dire qualcosa alle matricole, ai ragazzi che entrano? Che c'è tanto cambiamento rispetto alle medie, e che bisogna dare molto più impegno, e bisogna andare avanti, anche se tipo ci sono delle difficoltà in alcune materie, ad esempio farsi aiutare dai compagni oppure seguendo dei corsi particolari, che ti aiutino ad andare avanti, perché questi anni sono veramente importanti nella nostra vita, cioè gli anni più importanti secondo me dell'adolescenza sono appunto le superiori. E comunque non c'è niente di insuperabile, tutto si supera. Tutto si supera, cioè. Basta un po' di buona volontà. Sì. Grazie. A parer mio la gita dell'anno scorso. Dove sei stato? Siamo stati a Palermo. Cosa avete combinato? Danno. Danno. In effetti. Ovvero? Si dice cosa il peccato che si può raccontare. Il peccato, ma non il peccatore. Il raccontabile, lo raccontiamo? Il raccontabile. Sì, abbiamo esagerato un po' con la baldoria. E con le bevande, forse. Può darsi. Può darsi. Siete andati in discoteca? Io non c'ero, io ero a casa. Lui non c'era, faceva disastri a casa sua. Sì, esattamente. Mia mamma può confermare. Invece per te, tu non c'eri alla gita, quindi il momento indelebile per te qual è? Sicuramente il primo 10 che ho preso a scuola è stato un ottimo, un bel momento. Primo 10, quanti ne hai collezionati? Molti, onestamente. No. Lui è il secchione della classe oppure mi prende in giro? Allora, no, vabbè, sono stati bei momenti, diciamo. Il primo 10 dove l'hai preso? Matematica. Quando? Primo anno. Primo anno, poi lutto, non ce ne sono stati. No, poi siamo scesi verso il 9, l'8, però là siamo ancora. Adesso? Ora di. Adesso sta dicendo un mucchio di fesserie. Controlliamo il registro. Controlleremo il registro. Comunque io mi fido più dei tuoi compagni. Allora, ragazzi, la media di questo ragazzo in matematica. La media di questo ragazzo 8,5. Quindi su questo anche 9. 9 meno. Vabbè, non mi posso lamentare, diciamo. Senti, ma il secchione mi dicono sei tu. Può darsi, non è detto. Lui è l'uomo del può darsi. Nulla è certo. Vabbè. Lascia delle possibilità. Vabbè, io mi impegno, imparo quello che imparo. Sinceramente non mi piace studiare, però. Non ti piace studiare, però sei il più bravo. Imparare. Ma sei tu quello che passi le cose in classe, i compiti? Qualche volta sì. Può darsi. No, qualche volta sul serio, infatti gli altri mi odiano. Perché non passo? Spesso. Perché non passo? Scusa, se tu sai le cose, perché non devi essere così generoso? Con il mio compito. Ho capito. Ragazzi, vi sta simpatico questo vostro compagno? No, molto, sì. Lo conosco da circa 11 anni. Quindi sì. Basta. Allora, 11 anni, quindi una lunga amicizia consolidata.
Farete l'università insieme pure? Se ci arriviamo. Basta. Cioè? Diciamo la metà forse. Un po' meno della metà, metà. Farete i vostri conti a casa, non c'è motivo che diciamo esattamente il numero, giusto? Ok. Allora, il momento indelebile. Sì, anche il mio primo due, forse. Il tuo primo due? No, non momenti indelebili. Non so di preciso, comunque tutta in 3 anni abbiamo vissuto belle esperienze. Ora sono curiosa, il primo due quando l'hai preso? Tanto tempo fa, agli inizi, no? L'ultimo ieri. L'uomo dei due, l'uomo del può darsi e l'uomo dei due. L'uomo dei 10. Ma due, l'importante è che non sia anche due di picche. No, quello mai. L'uomo dei due di picche. Ok, va bene, in quel settore là va tutto a posto. Almeno quello, sì. Sei fidanzato? No. Allora, va bene per questo? Esatto. Ok. Una sera, tu sei fidanzato? È vero? Ci devo credere? No. Non si è sentito, giusto che non si è sentito? È la sua e sua sorella. Ah, vediamo, va fatto vedere, vediamo, hai le foto della tua ragazza? No, scusami, vediamo. Solo per te. La tua ragazza ne sarà contenta se si vede. Fagliela vedere. Fagli vedere la foto alla telecamera, l'hai fatta vedere a me, ma lì non vedono. Che basta per la privacy, no? Da quanto tempo? Ancora poco, siamo 3 mesi. Stai dicendo mucche di fesserie. No, quale fesserie? Da quanto tempo sta con la ragazza? Ah, una settimana già, ci dicono ti amo veramente, queste generazioni. Una settimana? Tu stai con una ragazza... Lo sapevi, tu sai da una settimana. Seminario, lui massimo una settimana fa con le ragazze. Lui buttiglia. Massimo una settimana. Che ci fai tu e le ragazze? Che è sta storia? Le butti via? Ehi. Quando io sono un bravo ragazzo non faccio niente. Io sono un bravo ragazzo infatti. Allora, la tua preda attuale che è? La vittima, diciamo. Non si può dire. Scusa, anche il nodo in gola? Non si può dire, della scuola. È della scuola? L'asse si può dire? No. Una prima, una seconda, una terza. È bocciata. Vabbè, comunque non è niente di importante. Bocciata potevi evitare, giustamente. Però posso fare colpa. Colpa sua. Tu la vuoi bene, si è capito che. Va bene, non vuoi dirle niente? Ah, sì, voglio bene, Maurizio, voglio bene. Ciao. No. Nome diciamo. No, non si può dire. Va bene, ok. Grazie, continua così. Allora, il momento indelebile di questi anni vissuti a scuola. Ma la gita. La gita. Perché la gita? Vabbè, però la gita bisogna dire. Io sono da quest'anno questo. Poi si scopre che lui non c'era alla gita. No, vabbè, quello che ho fatto con la mia classe. Ah, con la tua vecchia classe. Allora racconta. Siamo stati là al Parco del Pollino, in Calabria. È stata una bella esperienza. Sì, là. Sì, là, sì. E cosa avete combinato? Perché è stato così bello? Perché? Sei entusiasta tu della vita, si vede proprio un'espressione gioiosa. Infatti. Ma non ti trattenere, devi essere te stesso, mamma. Come mai hai cambiato classe? No, vabbè, perché comunque l'ambiente all'interno della classe non era un bel ambiente, quindi ho preferito. Non ti piaceva tanto. Infatti, preferito. E adesso ti trovi bene? Sì, adesso sì. Quindi in attesa della nuova gita. Infatti. Dove andrete? Non lo so, c'è Monaco. A Monaco. Dai, c'è qualcosa in vista, qualche progetto, qualche disastro organizzato? Qualche femmina, c'è l'uomo del 2 che praticamente ha in testa sempre solo una cosa, le donne. Giusto. Giusto così. Passiamo a te. Allora, io sono in questa classe da qualche mese, quindi... Anche tu? Sì, quindi con loro ancora niente di particolare. Al Galilei... Descrivimi un attimo questi ragazzi. Allora,
quando ho visto Zappalà mi sono spaventata. Perché? Ma perché? Non so, nella sua serietà forse? Non lo posso dire, davanti alle telecamere non mi sembra il caso. Poi, ma come? Ma scusa, ma così inneschi una curiosità incredibile. Cioè, non lo può dire davanti alle telecamere perché si è spaventata. No, vabbè. Dillo, cioè, il mio compagno di banco. Cosa gli hai fatto che l'hai fatta spaventare? Boh. Non si può dire, va bene, quindi il momento indelebile. Allora, per ora in questa classe niente particolare. Vabbè, a parte questi anni. Non lo so, quando i miei compagni di classe al Galileo per saltarsi le ore di fisica facevano finta di stare male. Uno ha fatto finta di cadere dalla sedia. È andato a prendersi il ghiaccio dalla bidella ed è entrato in classe. E ha detto al professore che si era fatto male. Una ha fatto finta di cadere, farsi male al ginocchio. Un altro, è proprio... Un ambulatorio, insomma. Ambulatorio, durante le ore di fisica, però. Allora, parliamo di questo momento indimenticabile indelebile. No, finora non ne ho avuti, sono stato nascosto, in giro non ci sono andato, quindi... Fino a... venuto in questa scuola l'anno scorso? Un compagno di Alessandro e di un'altra ragazza che non c'è. In qualsiasi scuola tu sia stato, il momento indelebile che non dimenticherai mai? Ma lo stesso quello che sempre a giro, quando abbiamo fatto con Alessandro e gli altri ex compagni, sempre siamo stati in giro. Che avete combinato? Allora, il momento in cui abbiamo reagito è stato che un mio compagno è riuscito a farsi cascare la chiave dal balcone. Eravamo al terzo piano con la porta chiusa. Siamo rimasti un'ora dentro la camera perché si era fatto cascare, perché era cascata la chiave sotto. L'avete recuperata sta chiave? No, la professoressa era uno che era albergo e la prova a rilanciare. Però non c'è riuscito. Provate a rilanciare dal basso? Sì, c'era quasi riuscito. Poi ho preso la professoressa e ci ho aperto. Ho capito. Quindi cosa prevedi invece per la nuova gita? Vi state già organizzando? Sì, voglio andare a Monaco, poi in Spagna, a Madrid. C'è già qualche piano di distruzione? Non lo so. Allora, so che tu organizzi festini a casa tua. Ogni sabato sera a casa mia e poi usciamo, andiamo in centro. Cosa fate? Come si svolge la serata? Ci vediamo a casa mia appunto e poi usciamo al centro di Catania a andare in giro. Qua c'è molta vita notturna, diciamo, quindi giriamo appunto. Ma tu cosa fate? Cenate? Un punto di incontro, ogni tanto mangiamo a casa mia. Il regalo. Cosa è successo col regalo? Possiamo andare avanti a tagliare questa parte. Non glielo racconto. Una bambola con piante. Ah, una bambola. E perché questa? Che motivazione? Uso privato. Come dice lui, astinenza. Va bene, ok. Tu sei contento? Di... No. La vorrei buttare, sinceramente. Tu hai l'hanno vista? No. Meglio di... Sicuramente nascosta. Sì, direi. Venirà la scorta. Ecco. Fuori classe si conclude qui anche per oggi, però state in campana perché i prossimi fuori classe potreste essere proprio voi. A domani. Quello che non sa mai niente prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare.